Cani e Salvi, almeno i primi e spero anche gli altri. Non credo che sia di quella difficoltà che diciamo immaginavamo noi, perché ho visto passare un po' gente di tutti i tipi anche dal percorso, quello che non era in programma oggi sopra la frana. È certamente un sentiero che vado? Posso parlare? Dicevo, è un sentiero che praticamente collega qui dai Carpi, temporaneamente in attesa di riuscire a fare tutto l'anello, partendo dal ponte Sifone all'altra parte del ponte Sifone, e si dovrebbe arrivare fino a Prato, fino alla presa di Bargagli, quindi diventerebbe anche un bel percorso. Come? Là c'è, no, ma infatti ho detto, questo sentiero collegato, grazie magari alla collaborazione, se riusciamo, di qualcuno che può essere interessato e ha il potere per poter agire su questo, poi ve lo dirò. Dicevo, si arriva fino alla presa di Bargagli. È un sentiero che può essere percorso un po' più di... Com'è? Sì, fino. Sì, che, ecco, chi ha parlato adesso è Maria Pia Turbi, una professoressa, una delle più esperte, perché qui ce ne sono anche altre, guide turistiche che conosce bene l'acquedotto storico di Genova e non solo. L'acquedotto storico di Genova, due parole solo sull'acquedotto volevo dire, è una delle meraviglie, penso io, lo dico da cittadino, di Genova. Noi abbiamo l'acquario, abbiamo il porto antico, abbiamo il centro storico, abbiamo i forti, abbiamo l'acquedotto storico di Genova, che abbinati potrebbe essere una meta anche turistica interessante, penso, non solo per chi vive a Genova, ma per chi viene anche dall'estero. Basta saperlo rivalutare. E per rivalutare, ora poi cedo la parola anche agli altri, volevo soltanto dire due parole. Ecco, il resto lo facciamo dire a chi di competenza. Quello che voglio dire, abbiamo fatto questo percorso, l'abbiamo tracciato in una decina di volontari, che vorrei ringraziarli. Come l'aggiramento della frana, per chi l'ha fatto, ha fatto un lavoro davvero notevole, lo dicono tutti. Un'opera di alta ingegneria, fatto... Praticamente chi segue Facebook lo vede, perché abbiamo messo tutte le ricognizioni. Siamo partiti a dicembre con 16 ricognizioni più l'ultima, non dico 17, ma 16 più l'ultima. Siamo riusciti in 5 ore per settimana, al sabato mattina ci vedevamo, siamo riusciti a fare quello che avete visto. Sembra niente, ma credetemi, era pieno di rovi e sterpaglie dappertutto, asperità e qualche punto anche franato. Siamo riusciti con piccoli interventi a renderlo praticabile. Ora si tratterà poi di mantenerlo in seguito. Volevo citarne almeno tre, non me ne vogliono tutti gli altri, ma tre che sono praticamente un po' stati il simbolo di questo. Giorgio Attila, che ancora ieri quelli di Rai 3 mi hanno detto: ma dov'è Giorgio Attila? Giorgio Attila, Attila è il soprannome che gli abbiamo dato, e non vi dico il perché, immaginatevelo. Ecco, dove va? Giorgio Attila si vedrà, poi si vede nel filmato, e penso che poi ci raggiungerà. Lui è sempre là dal Guado, che l'abbiamo soprannominato Attila, e diciamo quello sopra... appeso che... Esatto. E poi c'è Marzorati e il responsabile dei sentieri dell'Alta Via, qui tra l'altro, già che ho l'occasione, lo vedo qua a fianco, è venuto per il gruppo regionale del CAI Liguria, e me l'ha detto prima, il nome glielo faccio dire, Cerrina, ecco, che rappresenta il presidente in questo caso del CAI, in quanto in questo momento è fuori canestro, è all'estero, scusate, capisco anche male. E a questo punto passerei la parola a il presidente del municipio per primo, penso, il presidente del municipio. Abbiamo la presenza qui con noi, vi cito alcuni nomi: abbiamo Gianni Crivello, che è l'assessore al territorio,
E vorrei ricordare per chi è dei Carpi e chi non lo è, che recentemente noi qui abbiamo avuto una frana con l'ottobre del 2014, no? Siamo rimasti isolati per circa 6 mesi. Subito nei primi tempi è intervenuto il nostro presidente del municipio, che così informalmente è riuscito, va bene, no, è giusto dire queste cose, perché magari questa, diciamo, è anche l'occasione giusta, ci ha fatto sgomberare le macchine da qui. Successivamente, grazie al municipio e al comune, siamo riusciti siamo riusciti, lo stanno facendo, li vedete, gli argini del rio Gashi e il recupero anche lì dove è franata la strada. Se passando andate giù vedete ancora un po' di sestato, ma l'opera è stata veramente notevole, grazie anche all'impresa, che io la seguo quasi tutti i giorni, la monitorizzo, lui conferma che io continuo a monitorarla da buon pensionato, tutti i giorni la monitorizzo, e quindi ha lavorato bene l'impresa, il comune, il municipio, c'è stata una sinergia tra i volontari, la gente del paese e tutto qua. Per cui a questo punto mi sono dilungato troppo, passo la parola a Giannelli per primo, che poi presenta. Chi lo merita? No, io non merito niente. Il gruppo. Un grazie prima di finire tutto anche ai residenti dei Carpi che hanno organizzato il tutto, al CIV di Molassana che ci ha fornito, diciamo, parte del rinfresco, a coloro che sono dietro ai vari stand che abbiamo dislocato in tutto il paese per avere un po' più di sparpagliamento della gente in questo caso. Ora passerei la parola a Agostino Giannelli, che è sparito. Buongiorno a tutti. Dopo quello che ha detto Zai potrei dire grazie e fermarmi lì. Devo dire che tutto quello che è stato fatto dalla gente. Io quello che ho fatto era il mio dovere. Devo dire che quello che ognuno di noi nel municipio, i miei assessori, i consiglieri hanno fatto per questo, ma per altre iniziative, era loro dovere farlo. Mentre per voi è stato davvero un'opera di volontariato. Una cosa che oggi avete potuto apprezzare, una parte di quello che è stato fatto, avete potuto apprezzare il percorso che è stato rimesso in piedi e ci permette di godere dell'acquedotto storico. Voglio ricordare che l'acquedotto storico, oltre che fino a dove arriva e dove è calpestabile, arriva fino a Piazza Caricamento. Voglio dire, mi è stato insegnato che le arcate di Piazza Caricamento fanno parte dell'acquedotto storico, ma poi lì c'è Roselli che ha fatto un libro sull'acquedotto storico e è apprezzabile da questo punto di vista conoscerlo anche su questo, ma devo dire che tutto quello che è stato fatto da sempre, io l'ho concordato con l'assessore Crivello, che è l'assessore del Comune di Genova e che grazie a lui mi ha sempre supportato e sopportato da questo punto di vista, devo dire, perché come del resto Zai ha sempre fatto, monitorato, ha punzecchiato, ha pungolato tutti quanti, ma il vero risultato lo si ottiene in queste, come quello di oggi, grazie alla collaborazione di tutti. Io l'ho sempre detto, guardate, i comitati, le associazioni di volontariato sono le uniche, ma lo dico senza offendere nessuno, che hanno il diritto e dovere di dirmi di tutto se non faccio le cose, perché sono quelli che lavorano e non mugugnano solo, fanno delle cose. Io credo che questo sia un esempio che va portato a tutta la città, ma dimenticherei qualcuno se non ringrazio tutti quanti, ringrazio i Boy Scout, ringrazio la pubblica assistenza Molassana, ringrazio i volontari, ma le singole persone, ma soprattutto anche il Circolo Sertoli, dove Zai è presidente e dove ha fatto un ottimo lavoro. Da dove siamo partiti avete visto quel giardino, è un orto botanico che serve alle scuole, alla scolaresca. Ecco, io sono davvero, l'ho sempre detto, orgoglioso di essere il presidente di questo municipio, perché insieme a questo municipio ho imparato che insieme si può.
non bisogna mai pensare di essere superiori agli altri o inferiori agli altri, insieme si può, e questo municipio lo sta dimostrando anche nei momenti di difficoltà come il crollo della strada. Immediatamente 30 macchine erano impossibilitate a uscire e le persone solo attraverso quella scaletta che voi avete fatto, questa stradina che ci porta giù dalle fabbriche, non c'era nessun altro modo. E nei primi giorni anche le pubbliche assistenze avevano difficoltà, c'era una persona, se non vado errato, che aveva bisogno di assistenza continua e i volontari avanti e indietro hanno portato assistenza. Ecco, anche da queste piccole cose si capisce che cos'è una comunità. La Val Bisagno è una comunità e a questa comunità che mi ha fatto presidente di questa comunità sono io che dico grazie. Grazie davvero a tutti quanti, perché è veramente bello essere il presidente di questo. Grazie. A chi? Crivello, venga Crivello, l'assessore del comune di Genova, grazie. Grazie. Ma io porto il saluto naturalmente di tutta l'amministrazione del nostro sindaco Marco Dori. Io vi ringrazio dell'invito, perché davvero sono iniziative, ma ve lo dico col cuore, non sono i luoghi comuni e retoriche, sono iniziative quelle di stamattina che riconciliano un po' con la vita in un momento davvero complicato da tutti i punti di vista. Vi ringrazio perché ho incontrato un sacco di belle persone, una parte di questo territorio lo conoscevo, una parte l'ho scoperto questa mattina. Quindi siamo anche in uno dei luoghi tra i più belli della nostra città, una città bella ma complessa, ma indubbiamente molto bella. Vi ringrazio anche perché Zai, a distanza di più di 50 anni, ho fatto una passeggiata insieme ai lupetti. A quei tempi, e lo facevo come lupetto, oggi sono un nonno, ma mi ha fatto davvero un grande piacere essere con voi. Saluto davvero tutti, ringrazio di cuore il circolo, il gruppo, gli abitanti, l'ANPAS e la mia protezione civile che ci ha seguito durante tutto il percorso. Davvero grazie di cuore a tutti. E passeggiando chiacchieravamo, come è giusto e bello fare. E devo dire che questo, la cosa importante è che è il frutto di un lavoro sinergico. Sì, io dicevo, e lo dico a voi, lo condivido, lo socializzo con tutti voi, certo sarebbe bello vivere in un paese dove le amministrazioni pubbliche fanno tutto, e sappiamo che naturalmente questo non è possibile. Tuttavia, se anche questa utopia si potesse in qualche modo tradurre in realtà, io credo che verrebbe meno quella sorta di valore aggiunto che voi rappresentate, che è caratterizzato dal senso di appartenenza dei cittadini che vogliono bene al proprio territorio, alle proprie realtà, alla propria comunità, e per questa realtà loro si adoperano da sempre. Lo dico perché spesso si usa un luogo comune che francamente a me non mi appartiene, no? Quando si dice ma in Italia, per ragioni ovviamente istituzionali ma in particolare di protezione civile, nel corso di questi 4 anni ho incontrato un po' di rappresentanti delle realtà europee, ma non soltanto, anche statunitensi, francesi, cito la Francia per prima così almeno è chiaro a tutti. Ebbene, guardate che molte situazioni che sono presenti nel nostro paese, in questa città, naturalmente nella nostra città, nelle altre realtà non esistono proprio. Vedo il CAI dove penso allo straordinario lavoro che fa. Il volontariato è una roba che in molte altre situazioni, la stessa Francia, guarda a noi con interesse, con non dico stupore, ma sicuramente con grande curiosità. Penso alla protezione civile, perché in molte realtà tutta una serie di situazioni le fa l'esercito o qualcosa di simile. Il volontariato non esiste in maniera diffusa come esiste in questa città. Allora davvero questa è un'occasione per ricordare e sottolineare quanto sia importante per tutti noi. Se penso, Zai, quando ci siamo ritrovati dopo gli eventi drammatici di ottobre e novembre, insomma, dove come comune abbiamo attivato, ma naturalmente sono risorse di tutta la città, qualcosa come 50 milioni per poter intervenire sulle somme urgenze, se penso a poi. Io penso che sarà opportuno poi condividere e socializzare tutte quelle fotografie. Sembrava una sorta di the day after fare quelle foto su quella strada distrutta, dove francamente io stesso, pur essendo un ottimista, avevo difficoltà a capire e ad individuare la fine del tunnel. Invece ci stiamo arrivando assieme,
con un direttore dei lavori che in qualche modo ci garantisce, no scherzo, ma comunque è sinonimo di collaborazione, anche questo rientra nella sinergia, una bella impresa, un direttore dei lavori che cito, che è il dottor Grassano, che è veramente un valore aggiunto. Io penso che magari ci torneremo insieme per poter festeggiare. Allora davvero vi ringrazio ancora di cuore a nome dell'amministrazione e penso che voi davvero rappresentiate per questa città un valore aggiunto. Grazie davvero a tutti. Presidente Alcai. Buongiorno a tutti, porto il saluto di Gianni Caravieni che è presidente del CAI Liguria. Il CAI Liguria si compone di 12.000 iscritti distribuiti in tutto lungo l'arco della Liguria e come priorità si è dato la sentieristica come lavoro. Abbiamo firmato una convenzione un mese fa con la Regione Liguria. In Liguria ci sono 5.000 km di sentieri, per cui un lavoro enorme da portare avanti, una parte ci riusciamo noi, una parte ci riusciamo la FIE, una parte ci riusciamo i gruppi di volontariati come il vostro che stanno facendo un grandissimo lavoro. Io ringrazio tutti voi a nome del Presidente, cerchiamo di avere una collaborazione massima, cerchiamo di averla nel futuro, noi abbiamo firmato con una convenzione con gli scout, speriamo anche con loro di poter lavorare e fare un'attività proficua per il futuro. E vi ringrazio tutti per la collaborazione che date sulla sentieristica, che è la cosa più importante che in questo momento qua a CAI si pone. Vi ringrazio, arrivederci. Lo bello della regione. Prego, due parole. Buongiorno a tutti. Maurizio Robello, Regione Liguria, Dipartimento Territorio. Lavoro al settore parchi e sviluppo sostenibile e biodiversità e ci occupiamo anche della rete sentieristica. Poc'anzi ho sentito che il rappresentante del CAI faceva riferimento alla REL. È un grosso lavoro di censimento, di catalogazione dei sentieri che prevede il recupero di queste tipologie di percorsi e soprattutto il tentativo di mettere un po' di freno alla smania di creare sempre nuovi percorsi, magari in occasione di finanziamenti, e tentare invece di recuperare l'esistente, perché recuperare l'esistente significa recuperare... scusate, sembra una banalità, però chi gira per i monti e nell'entroterra e anche lungo la costa, perché poi lungo la costa è stata, come dire, scusate il termine, violentata in questi ultimi 60 anni, però è più difficile recuperare alcune tracce, ma anche lì si vedono. E vi dicevo, recuperare questi percorsi significa anche recuperare la nostra memoria, la nostra storia e la storia dei nostri vecchi, quindi è fondamentale. Scusate la banalità, però... Niente, dal mio punto di vista complimenti, e che cosa posso dire? Bravissimi volontari, io personalmente conosco Alfredo che è una delle colonne per quanto riguarda la manutenzione dei sentieri del CAI, e per quanto siano robuste queste colonne però servirebbero altre energie, quindi qua ho visto tanti giovani e quindi se si riuscissero a reclutare un po' di giovani da parte nostra, io so che gli assessori regionali, sia il mio assessore di riferimento che l'assessore Mike alla delega all'escursionismo e tempo libero, apro parentesi, indipendentemente da come la si possa pensare, il fatto che questa giunta abbia voluto creare una delega all'escursionismo penso che sia un piccolo passo avanti. Ora sta a noi incoraggiare e stimolare far sì che questa delega non rimanga sulla carta, ma che effettivamente si realizzi qualcosa, ecco. Quindi vi dico complimenti a quelli del circolo, io personalmente non li conosco, ma ho capito che sono molto attivi e speriamo che chi ha la responsabilità amministrativa di questo territorio possa mettere in piedi dei progetti, magari
non stratosferici, ma che facciano riferimento ad esempio alla programmazione europea 2014-2020, che su cui si sta lavorando molto, e proprio per trovare risorse per recuperare anche questi interventi. Ho visto che lo so, però a volte ci si perde un po' sui progetti troppo grossi che poi diventano difficilmente gestibili e comunque assessore non era una critica, il passaggio ce l'ho, però quindi complimenti a tutti. Ecco, ultima cosa, faccio un appello, proprio una marchetta. Io sto lavorando a una sorta di carta inventario della rete dei sentieri della REL, no? quei numeri, che quei 5.000 km di sentieri che vengono fuori da una stima, perché al momento ne abbiamo censiti 3.500 in tutta la Liguria, ce ne sono di importantissimi che non sono ancora stati rilevati. La particolarità è che per ciascuno di questi 3.500 km di percorsi è stato individuato un ente di riferimento per la manutenzione, ma come abbiamo visto ci sono dei danni che non si possono delegare né al volontariato né alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione e soprattutto al monitoraggio, cioè tenere sotto controllo i sentieri significa anche tenere sotto controllo il territorio. Altra banalità, però se ne dimentica spesso. E poi l'uso pubblico, che anche quello è importante. Grazie a tutti e buona giornata. Allora, vorrei chiudere, perché non c'è una scaletta precisa, chi deve parlare, chi non deve parlare, perché qua possiamo metterci tutti a parlare, io farei parlare tutti per dire cosa ne pensa. Ne piglio una a caso, che ha lavorato però sul territorio, anche se ci ha messo le braccia, le mani e tutto quanto, insieme a tutti gli altri volontari, che a nome di tutti i volontari ci dica qualcosa. Di cosa c'è bisogno? Di cosa c'è bisogno? L'avete percorso il sentiero, giusto? Avete praticamente compreso il lavoro che è stato svolto. E secondo me c'è ancora tanto da fare. Speriamo di trovare dell'altra gente che ci venga a dare una mano. Noi a settembre ci rivediamo. Ah, poi volevo dire, io mi sono occupata della segnaletica, ho inventato il logo e ho scritto le tabelle che Giancarlo ha preparato, e quindi spero che non vi perdiate su questo sentiero. Buona giornata a tutti allora, grazie. Come vi ho detto, non c'è una scaletta, lei rappresentava tutti i volontari. Con la semplicità vi ha detto perché io come presidente del municipio sono orgoglioso di questa gente. È grazie a loro, bravo! Grazie a voi che andiamo avanti. Grazie a tutti. Direi a questo punto, qua finisce la manifestazione vera e propria, sportiva diciamo. Adesso c'è, percorrendo tutto il nostro paese, i dolci sopra, il salato sotto, le bevande lì. Fate quello che volete, alla fine potete o ripercorrere il percorso per ritornare indietro, scendere giù dalla Creusa, prendervi il pulmino oppure andare a piedi per altri 2 chilometri fino a Molassana, riprendere le vostre auto e passarvi una bella giornata assieme a noi. Grazie a tutti.